Ciao, io sono Antonio e oggi è di nuovo quel periodo del mese quando andiamo a spacchettare gli arrivi dagli uffici stampa e i miei acquisti, tutti rigorosamente a tema nerd. Quindi ragazzi, non vedo l'ora di cominciare e andiamo subito a spacchettare questo pacchetto, questa busta che mi arriva dall'ufficio stampa di Universal Pictures Home Entertainment. Quindi vediamo quale novità del mese contiene. Spero sia quello che penso. Vediamo un po'. Sì, è quello che pensavo. Si tratta del Blu-ray appena uscito di Spider-Man, un nuovo universo. Si tratta della pellicola vincitrice di miglior film d'animazione agli Oscar di quest'anno. Io, ragazzi, non vedo l'ora di rivederlo perché l'ho già visto assieme ai miei amici. Mi avevano trascinato loro al cinema, lo ammetto, io non ero tanto convinto e invece sono rimasto davvero molto molto sbalordito perché soprattutto la novità di questo prodotto è che è stata adottata una nuova tecnica di animazione che va a mixare benissimo l'animazione digitale 2D e 3D con i fumetti. Infatti si vede proprio la trama, la grana dei fumetti durante l'animazione, abbiamo anche i riquadri con del testo all'interno che va ad apparire un po' come dei pop-up attorno ai nostri personaggi e poi abbiamo diversi Spider-Man alternativi perché si tratta di una sorta di multiverso dove tutti i vari possibili Spider-Man vanno a cooperare. A me davvero piace tantissimo. In questa edizione troviamo anche un corto inedito di Spider-Ham che è simpaticissimo, è piaciuto un sacco. E poi naturalmente la storia è incentrata sul Spider-Man, sullo Spider-Man di origini ispaniche, che è impersonato da Miles Morales, un giovane adolescente di Brooklyn, ma nei vari universi alternativi di Spider-Man troviamo anche, naturalmente, incluso nel film, quello di Peter Parker. A me è piaciuto davvero tantissimo e vi consiglio davvero tanto di guardarlo, perché è davvero una gran bella esperienza visiva, soprattutto se avete un buon TV ad alta risoluzione. Quindi davvero da non perdere, questo è un pezzo che per gli amanti di Spider-Man va assolutamente aggiunto alle proprie collezioni. Quindi grazie mille Universal Pictures Home Entertainment per questo ultimissimo film. E poi invece andando avanti ecco che troviamo un altro ufficio stampa, questa volta quello di Fox. Vediamo cosa mi hanno mandato questo mese. Abbiamo, oh ok, questa qui è una commedia, anche questa uscita sotto Natale, che ho visto e devo dire che mi ha colpito molto molto positivamente. Si tratta di Moschettieri del Re con Pierfrancesco Favino. E di cosa parla questo film? Questo film si muove tra la realtà e la fantasia e troviamo i nostri quattro moschettieri classici, quindi Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan, che dopo oltre 20 anni vengono richiamati dalla regina Anna per portare a termine una missione che potrebbe essere l'ultima o, come dice il titolo, anche la penultima missione dei Moschettieri del Re. Il film è diretto da Giovanni Veronesi ed è una commedia che davvero a me è piaciuta tanto, perché non è il solito film, la solita commedia all'italiana, ma si vede che c'è qualcosa in più ed è davvero molto divertente. A me è piaciuto, mi è piaciuto anche come è stato girato, devo dire che l'ho trovato davvero molto molto piacevole. Poi troviamo anche nel cast Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Valerio Mastrandrea. A me davvero mi ha colpito, sono stato molto molto contento di averlo visto sotto le feste e quindi sono contento anche che me l'abbiano mandato. Quindi grazie anche a Fox per questo invio. E poi ragazzi abbiamo questo che invece è un pacco che ho già aperto su Instagram, quindi seguitemi su Instagram perché a volte non riesco ad aspettare e li apro lì. Mi trovate come antonio.seria. Si tratta di un pacco che mi arriva da Lippocampo, la casa editrice Lippocampo, che si occupa di libri illustrati. E ragazzi, mi hanno mandato un volume che è davvero bellissimo. Si tratta di Il Giardino Segreto, illustrato da Mina Lima. Mina Lima, per chi non lo sapesse, sono i grafici che si sono occupati di tutti i film di Harry Potter e attualmente anche di Animali Fantastici. Sono loro che hanno inventato visivamente tutti i dolci di Mielandia, sono loro che hanno ricreato
i biglietti della Coppa del Mondo di Quidditch, che hanno disegnato le cioccorane, che hanno disegnato gli inviti del ballo del ceppo, tutto quello che è grafica in Harry Potter è stato realizzato da Mina Lima, da questo duo che ha di recente aperto anche un negozio a Londra. E finalmente il primo dei loro libri illustrati è stato reso disponibile anche in Italia grazie all'Ippocampo, perché loro ne hanno realizzati anche altri, come ad esempio Peter Pan, La Bella e la Bestia. Tutte le storie classiche sono riprese da Mina Lima e illustrate. Questi volumi sono davvero di pregio, molto molto belli, e costa 29,90 €. Io vi lascio il link sotto per poterlo acquistare anche su Amazon ad un prezzo scontato. E ragazzi, la particolarità di questi volumi è che, oltre alla stampa di altissima qualità, all'interno troviamo tantissimi inserti. È una sorta di libro interattivo perché troviamo ad esempio qui, che addirittura è protetto da una velina che è scivolata, troviamo appunto delle mappe da aprire oppure abbiamo altre pagine più avanti. Ecco qui, in questo caso si tratterebbe di un gioco interattivo dove si va a ritagliare gli abiti da poter indossare su Mary, oppure anche un incantatore di serpenti col suo serpente che può essere estratto dalla pagina. Ma ragazzi, davvero è strapienissimo, ci sono delle lettere, degli appunti, delle immagini. È un libro che è sia interessante da leggere, per chi non avesse mai letto questo classico che è Il Giardino dei Segreti. Io ricordo che c'era anche un cartone animato su Italia 1 quando ero bambino. E ragazzi, quindi sarebbe un'occasione sia per recuperare questo classico e per chi invece già lo conoscesse, è una bella occasione per cominciare questa raccolta. Io spero che l'Ippocampo cominci a pubblicare anche gli altri lavori di Mina Lima, perché sono davvero un gran belvedere esposti in libreria. Davvero ottime edizioni. In Italia si trovano quelle in lingua inglese, ma io vi consiglio di attendere e di acquistare, cominciare ad acquistare queste in italiano. C'è davvero un gran bel lavoro e l'Ippocampo si conferma leader in questo tipo di pubblicazioni ed è la mia casa editrice preferita per quanto riguarda i volumi illustrati e questo genere di opere, perché vi ricordo che Mina Lima, ad esempio, è lo stesso duo che ha realizzato La valigia di Newt Scamander e gli altri libri pop-up di Harry Potter, quindi siamo su quella falsariga. Molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo, ringrazio tanto l'Ippocampo per avermelo inviato e vi lascio il link in info box. E poi altro pacchetto che è qui ed è appena arrivato è un altro pacco da Pampling, un pacco di Pampling con una maglia e un paio di scarpe, perché le scarpe di Pampling, ragazzi, io le uso sia per andare al lavoro che anche per uscirci e sono di una comodità davvero indicibile. Io ve le straconsiglio, ormai ne ho una collezione intera e adesso vi mostrerò anche queste. Si tratta intanto di questa maglietta che mi era piaciuta tantissimo e poi ecco qui le scarpe. Ok, vi ho risparmiato tutta la lotta con la busta per estrarre la scatola di scarpe e ecco qui la maglietta. Visto che io lavoro nel settore del caffè, quando l'ho vista sono andato fuori di testa perché è una maglietta con Fry da Futurama. E poi ecco che c'è scritto attorno nel logo di Starbucks, un po' il richiamo a quel logo lì, c'è scritto 100 cups of coffee. A me è piaciuta tantissimo, questa la userò per andare al lavoro e sicuramente i clienti apprezzeranno. Quindi ottimo, ottimo acquisto. E poi ecco qui le scarpe. Scarpe, questa volta credo fosse l'ultimo paio di scarpe che mi mancava tra quelle disponibili su Pampling, sono addirittura in promozione, se non sbaglio, attorno ai 19 €, una cosa del genere. E ragazzi, come vi dicevo, sono davvero super comode. Eccole qui, si tratta di queste scarpe a tema Dungeon and Dragons. Dungeon and Dragons, ragazzi, non lo so pronunciare, però mi piaceva un sacco la trama. Ci sono questi draghi, questi dadi, ci sono anche streghe, birre, forzieri, mi piacciono davvero tanto. Sono molto, molto nerd, questo sicuramente, queste scarpe lo sono tantissimo, però sono blu, sono abbastanza semplici e ad esempio le userò di sicuro durante Etna Comics, perché sì, le devo usare. E abbiamo anche i lacci di ricambio, sono sempre presenti un paio di lacci di ricambio, in questo caso sono bianchi, quelli là già montati, tra virgolette, sono blu. E ragazzi,
come al solito, ottima qualità. Sono realizzate in Spagna, quindi niente scarpe cinesi, tra l'altro. Ma adesso passiamo all'acquisto che tutti stavate aspettando, perché ormai se non butto in copertina qualcosa di Harry Potter, praticamente non cliccate più. Quindi devo per forza metterlo in copertina, ma me lo riservo sempre per ultimo. Si tratta di questo Funko Pop che ho acquistato in questo caso su EMP, dove è in promozione a circa 34 euro. Potete utilizzare anche i soliti codici sconto che trovate praticamente ovunque. E ragazzi, eccolo qui. Era un pezzo che non volevo prendere, ma avendolo beccato col codice sconto a circa 30 euro, poi ho anche il Backstage Club, quindi non pago le spedizioni, non potevo lasciarlo lì e l'ho preso. L'ho preso, ma devo dirvi che forse è uno dei pezzi che più mi ha deluso di Harry Potter, perché avevo tantissime aspettative, non l'avevo mai visto dal vivo, devo dire, però ragazzi, non è poi che sia questo granché. È bello da vedere, però è molto leggero. Io me lo aspettavo davvero molto più pesante. Invece il cavallo, il pezzo degli scacchi è totalmente vuoto all'interno, cavo, quindi molto molto leggero. E devo dire che è tanta scena ma poca sostanza. Anche perché il cavallo, devo dire, con questa faccia da pony, che poi si tratta sempre del solito calco riciclato dell'unicorno, se non sbaglio, ad esempio quello di Deadpool, oppure del Pegaso di Hercules, comunque sono sempre gli stessi calchi un po' riciclati, e in questo caso questa faccia da pop, da cavallo molto molto buono, molto sorridente, non lo so, non mi è piaciuta granché, perché il cavallo degli scacchi doveva essere un po' più arrabbiato, secondo me. Non so bene neanche come spiegarvelo, ma quando l'ho tolto dalla scatola sono rimasto un po' deluso. Ho detto, niente, non lo so, poteva essere meglio, troppo leggero, troppo puccioso, non so come dirvelo, ragazzi, è davvero, l'hanno fatto fin troppo stucchevole, è l'unico termine che mi viene. E invece Ron è molto bello, mi piace Ron che indica col dito proprio il movie moments, ha davvero senso perché comunque riprende perfettamente quella scena, però il cavallo si poteva fare meglio, la base è troppo larga, eccessivamente larga, anche se capisco che serve per farlo stare in piedi, essendo totalmente cavo, l'avessero fatta più piccola, così leggero sarebbe caduto con un soffio di vento. Io personalmente avrei scelto di fare la base molto più piccola, ma piena, pesante, così sarebbe rimasto in piedi comunque e forse avrebbe avuto un'armonia diversa. Tutta nell'insieme. Poi sembra una sorta di unicorno, visto che ha anche un corno al centro della fronte. Non lo so, io mi sento di bocciarlo. Ditemi voi se l'avete comprato, se volete acquistarlo, se lo comprerete. Io vi lascio in ogni caso il link sotto in info box, perché anche su EMP diversi pezzi in offerta, ultimamente anche diversi pezzi Funko Shop. Io ho già ordinato anche il genio della lampada glitterato, ho ceduto anch'io ai Diamond, quindi ne parleremo magari nel prossimo video quando arriverà. E ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di tutti questi nuovi arrivi sotto nei commenti. Io ringrazio come al solito tutti gli uffici stampa per gli invii e anche per i miei acquisti, ringrazio me stesso, grazie Antonio. E quindi ragazzi, adesso non mi resta che chiedervi come al solito di lasciare un mi piace, commentare, condividere il video con i vostri amici, iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti, seguirmi su Instagram e tutto quello che ormai sapete. Io vi do appuntamento a martedì con un altro video potteriano e con tante altre novità. Ciao!